Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi faremo una ricetta con i broccoli. Faremo degli spaghetti con i broccoli alla siciliana. Qui abbiamo messo l'acqua, appena bolle mettiamo i broccoli e li facciamo andare per 5-6 minuti, non cotti tanto. Poi faremo un soffritto di cipolla, aglio, e metteremo delle sarde sott'olio e poi metteremo un po' di pepe, un po' di sale, un po' di prezzemolo e questa è la ricetta della pasta. Invece, per quanto riguarda il sistema immunitario, per aumentare il sistema immunitario, prenderemo due teste d'aglio, così, poi il succo di 7-8 limoni, della curcuma e un po' di alcol, quindi possiamo mettere del brandy, possiamo mettere quello che avete in casa. Questo è per quanto riguarda l'antitutto, ecco, per aumentare le difese immunitarie e per tante altre cose. E questo si prende per una settimana, un dito di questa roba qui, si aggiunge altrettanta acqua e si beve per una settimana al mattino a digiuno. Ecco, mettiamo un po' di brandy e un cognac. Ok. Allora, questo è il risultato della curcuma con l'aglio, il limone e il miele. Sì, avevo dimenticato di aggiungere il miele, quindi ci abbiamo aggiunto anche il miele e anche un po' di brandy. Queste sono le bottigliette che abbiamo ottenuto con 7 limoni, 2 teste d'aglio, 4 cucchiaini di curcuma, un po' di brandy e un po' di miele. Allora, questa è la dose. È la dose che bisogna prendere. Due cucchiai e poi aggiungiamo altrettanto acqua. Ecco, così. Giriamo. E si beve. Allora, questo preparato, per le difese immunitarie, per tutte le altre cavolate, per altre cose che non sto a dirvi, per una settimana lo potete prendere. Quindi un dito, due cucchiai di questo qui e 2-3 cucchiai di acqua. Al digiuno tutte le mattine per una settimana. Si può fare una settimana sì, una settimana no, oppure una settimana al mese, come volete voi. L'importante è prenderla a digiuno e poi si conserva in frigo. Queste bottigliette si conservano in frigo. Queste le ho preparate per mia sorella, che gliele spedisco. Ok, statemi bene. Intanto qui abbiamo fatto i broccoli, li abbiamo fatti sbollentare un po'. Abbiamo messo aglio, cipolla, un po' di prezzemolo, un po' di marar, che è una pianta che c'è qui in Romania. Poi metteremo un po' di queste sarde, che sono sott'olio, e poi aggiungeremo un po' di passato di pomodoro, ma poco, giusto mezza scatola di pelati che mi è avanzata ieri. Ecco, e faremo degli spaghetti con broccoli e sarde. Qui è l'acqua dove abbiamo cucinato i broccoli, in cui faremo gli spaghetti. Andiamo avanti.
Allora, abbiamo messo ancora dell'altro marar, che è come il finocchietto rizzo, solo che qua il finocchietto non si trova. Ecco. Adesso mettiamo i cavolfiori, i broccoli, e li facciamo andare un po' così. Poi aggiungiamo. Abbiamo messo le sarde spezzettate e abbiamo tolto un po' di spina, ecco. Noina mi prendi, nel frigo c'è mezza lattina di pomodori pelati. Mezza lattina. Allora, abbiamo aggiunto anche la mezza scatola di pomodori pelati. E anche quattro acciughine di quelle piccole. Ecco, adesso facciamo cucinare bene il tempo che la pasta si cucina. Qui il condimento è pronto. Poi mettiamo tutto qui dentro in padella e facciamo cucinare. Finiamo di cucinare. Se occorre dell'acqua da aggiungere qua, prendiamo un po' d'acqua del brodo qua, che abbiamo fatto, dell'acqua della pasta che abbiamo fatto i broccoli. Anzi, un pochettino gliela possiamo anche aggiungere. Ok. Ed ecco la nostra spaghettoni sono spaghettoni un po' grossi. Con broccoli, sarde e acciughe, sono alla siciliana, ok? Broccoli, pasta con broccoli alla siciliana. Adesso ci mettiamo un po' di parmigiano sopra e il piatto è pronto. Abbiamo messo il parmigiano sopra e il nostro piatto di pasta con i broccoli alla siciliana è pronto. Buon appetito a tutti e alla prossima ricetta.